Maria è scelta ad essere la madre di Gesù. È una ragazza come tante altre del suo tempo. Dio vede in lei ciò che gli altri suoi coetanei non riescono a vedere. Agli occhi di Dio è lei la più bella tra tutte le creature. L'angelo chiama Maria la piena di grazia. Con questo saluto Maria capisce che Dio ha pensato per lei un progetto grande, molto più grande di quanto possa percepire dal punto di vista umano. Maria intuisce solo in parte la grandezza di questo saluto, che le fa scoprire dentro di sé una grandezza che nessuno prima le aveva rivelato. Ella è l'amata per eccellenza, è la sposa dello Spirito Santo, è la madre di Dio fatto uomo. Malgrado questo privilegio, Maria non si riempie di vanagloria, ma chiede subito come mettersi a disposizione perché si possa compiere il progetto di Dio nella sua vita. Si affida con umiltà a quanto Dio ha preparato per lei. Abbiamo tante cose da imparare da Maria: la disponibilità, l'umiltà, la semplicità e l'amore, che è il motore delle sue decisioni e azioni. Chi è Maria per te?